di maggio. Dopo la pausa di una sacca e cosa, ritorno a casa. La pausa di una sacca e cosa, ritorno a agosto. Ok, siamo pronti. Un occhio alla formazione. Comunque, abbiamo preso Kingsley. Però questo ragazzo gioca al Bayern adesso. Esatto. Continua la stagione dei monsoni. Siamo pronti per Crotone e Carpi. Carpi che ha iniziato. No, Carpi che ha iniziato. Attenzione! Subito, attenzione. Il tentativo di Gollonzo. Non fate caso alla barba, è la mia. Non ci sono nato così. Letizia, attenzione che ti inizia. Mi mancava. Letizia! Mi mancava palla. Ci siete con la terza. Sai che appena ho sentito la notizia di Balotelli sono andato su tutti i forum dei milanisti per ridere. Ma sai che gli insulti che ho letto in quei forum non li ho letti mai da nessuna parte. Anche nella vita reale, non pensare. Ma sono sicuro, ma che cazzo avvisate? Colpisce di testa. Ecco. Che finisce a... La difesa mi sembra... Sì, ma il bello è che gli stessi giornalisti come oggi anche Ambrosini l'ha smerdato su Sky. Boban, vabbè, ma Boban si sta adesso uscito. Se qualcuno sta guardando la partita, mentre sta guardando anche noi, non so come fa, però se lo sta facendo, ci dica come sta andando con l'hotel, così sì. Ci facciamo un paio di risate in contemporanea. Se no, finalmente solo ricordiamo cosa sa fare questo ragazzo, come dire. Cazzo. Intanto, complimenti alla Lazio, perché bisogna fargli un complimento. Non avevamo avuto l'occasione. La settimana scorsa l'abbiamo avuta in questa. Si ripartirà con una rimessa laterale. Quelle bellissime scuole di Pioli, ma la Lazio non è pronta. Però una settimana prima tutti infogati, no, abbiamo vinto la prima di campionato, abbiamo battuto 1-0. E comunque dobbiamo cercare di prendere Çakhanoglu, come cazzo si chiama, nel Carpi, perché veramente è quel giocatore. Çakhanoglu al Carpi potrebbe essere un grande colpo. Abbiamo visto dal 1° settembre la trasmissione e i video su YouTube potrebbero subire dei discreti ritardi. E partiamo! Vediamo cosa ha combinato. Allora, cosa ha combinato la Konami? Chi bazzica su YouTube l'ha scoperto dal video di Salvaco di settimana scorsa. Cioè, ha spiegato bene tutta la faccenda Konami con tutto quello che è successo, oltre a Kojima, perché Kojima era solo la punta dell'iceberg. Si stanno un po' rincogliendo loro. Sì, mobbing. Mobbing pesante. Cazzo, ma con tutti i soldi. Dipendenti Konami che vengono spostati di server solo perché mettono un like su Facebook, un collega che è andato in un altro studio, gente che viene continuamente spostata d'ufficio. Oddio, è uscita anche la notizia di Amazon. Vabbè, di Amazon ormai lo sappiamo. Amazon ormai non fa più notizie. Anche se chiedo di prendere Ryanair se non è stato pagato e maltrattato. Ma lì ci va anche lì, vado sul sicuro. E come al solito, quando la partita non si sblocca, che pensa lei, cioè non è anche lui. Prima c'è, ma questa attenzione perché l'anno prossimo ci sarà un altro, secondo me, un'altra squadra che andrà a salire. Ciao spettatore. Una squadra che è nata tipo nel 2008, però Mackintosh sta per salire, cioè vabbè, abbiamo iniziato veramente bene. Abbiamo Milton Keynes, che in teoria è un quartiere, neanche una città, è il Kiev inglese, solo che ha più di fuori. Sì, è nato nel 2008, ricordiamo. Se proprio volete sapere perché cosa è famoso a Milton Keynes, a parte i concerti, vabbè, ma dai, non ve la dico, andate a cercare roba. No, allora il Chelsea non spenderà quel tanto soltanto perché hanno fatto un picco. Io non voglio crederci, ma quella a casa mia. Che cosa? Dice casa mia quella. Sto tippetto. Che cazzo ha fatto? Mio Dio, questo è il trick dell'anno! Sì, se la Hawkins. Era la reincarnazione di Nippo Napi quello, non era. Cioè, quelle mie cose che non riesco a spiegarmi. Per l'assima era meglio rimanere lì. Guarda, cambiamo un cazzo perché non dicevano uguale, però almeno c'era da fare. L'ho visto anche oggi da Arsenal. Dio, c'è scampi di qui.
Come al sole dovrebbe essere. Cioè, quest'anno non solo non hanno venduto, non hanno comprato nessuno. La gente da casa adesso no. E Liverpool ha perso 3-0 in casa contro. E José Mauri! Ci salva 10 minuti dalla fine! Grazie mille Josinho. Secondo gol di José Mauri. Il fallimento del Parma, abbiamo gioito anche noi. Avremmo gioito di meno se ci avessero fatto passare il turno in Coppa Italia. Avete visto che non è stata proprio facile. Ma se guardate Berlasco, a quanto ci viene dallo Sharpe? Secondo te quanto lo fanno pagare con Berlasco? No, l'unicamente con lo Sharpe non c'è vista. Pronti per il calcio d'angolo, momento. Non c'è lo Sharpe qua. È un bel tantino, ovviamente da diversa inquadratura. Ricordiamoci che siamo una neopromossa, quindi non possiamo fare chissà quale mercato. Lorenzo, voglio da Castro, ormai un nuovo idolo. Ormai non penso più a Quaresma, da così. Io ho già capito come va a finire con i tuoi idoli. Ogni volta mi fai prendere miliardi. No, vediamo uno dell'Atletico. L'ho visto giocare con l'Atletico. Nell'Atletico non c'è neanche la Foppa, ti dico solo questo. Cioè un po' Saul Niguez. No, non è Saul, è un altro. L'avevo fatto vedere che non mi ricordo il nome. È una bestia, l'ho provato un amico prima con Real Madrid. La difesa del Real Madrid stava. Era un ubriaco. Cazzo! Con la Foppa nel 92. Ma non è storia, non c'è nome. Palla che rotola via. Non so se ci pensa con me. Ultimazione. Off i portieri della via. E cominciamo con la prima inculata della sera. La festa inculata. Abbiamo chiesto ai ragazzi di mancare Steffo. No. Hernandez o Hector? Come cazzo si chiamava? Angel Correa. Guarda che questo l'abbiamo avuto l'anno scorso, eh? Non abbiamo fatto quella mini master cosa d'ora. Sì, riprendimi sto giocatore, ti prego. È un qualcosa di eccellente. Abbiamo avuto questi nuovi nomi che ci ha portato dal mercato. E un altro cazzo, dove giocava in Inghilterra? Hai visto dati una calmata? Leicester, ma cosa mi servono gli osservatori? Senti... No, vammi su Leicester perché ti faccio comprare un campione. Te l'ho detto, Leicester, ti faccio comprare un esterno destro che... Ma cazzo, abbiamo preso il divino, perché devi cercare un esterno destro adesso? Non è un terzino, un esterno di attacco, fammi su Leicester perché io l'ho visto giocare nel Leicester, è qualcosa di superlativo, sto giocatore. Ascolta, se prima qualcosa riesco a guardare 140 partite a fine settimana, allora... Dai, vanno, no. Cambia sotto light, no. Drink water, no. No, credo di... Male! Ecco. L'ho già sentito anch'io. No, tu devi parlare del giocare. L'ho già sentito anch'io e anche qui devo ringraziare, come ho già fatto tre tempo fa, Ben Mays, che lui e Mitrovic sono diventati i suoi pupilli su Twitter. Sento che Mitrovic è un delinquente. Sì, infatti, il rosso dopo 2 minuti si è resta alla fine. Ed era la prima volta che non ha fatto un cazzo. Ah, pure. No. Tanto, contrario vicinazionale, torna Fontanini tra i titolari. E comunque sta facendo una massa di minchiate. L'ormadio che abbiamo noi non è il rosso della fine. Non è quello. No, è un altro. No, cazzo, è proprio tu. Comunque, nel dubbio, quest'estate sotto i 30 milioni non dobbiamo. No, scherzo. Mai. Di vincere qualche di quella puttana. Ti giuro lo voglio rifare. È bello farlo nella realtà, non deve farlo. Perché è bello. Veramente, lo farei per ora, però dobbiamo andare a rifare. Ancora se Mauri. Prova, in porta, occasione, occhio al gol. È Makoto di cattiveria. Un altro che ci passano 30-40, vabbè, forse 25. E guarda, ci hanno chiesto 15 a gennaio. C'è grande senso della posizione. Quindi,
ce ne parliamo, non vendiamo questi giocatori mai in Italia, perché potrebbero punirci. Perché hanno chiamato questo Stones? Cioè, chi? Questo Stones dell'Everton, che c'è, si è disposto a pagare 40 milioni per averlo, un difensore centrale. Ma da dove cazzo è? Cioè, o Mourinho su Ubriacazza, finito di ubriacarsi definitivamente, cioè, Mourinho ha preso Baba. Ma Baba potente, tra la Carneiro, il Bullman, questa e quell'altra. Allora, quello della Carneiro te lo spiego io. Secondo me la Carneiro con Hazard combinava. No, ma che? Il fidanzato non ha, l'ex fidanzata non ha specificato con chi ha avuto, con chi l'ha tradito. Però... Ah, pure? Sì, è riuscito ad intervistare un po' simpatico. Vabbè che, vabbè che con chi l'ha tradito, stiamo anche a domandarcelo. Cazzo. Fare i complimenti a una squadra che si è guadagnata l'accesso in Champions, io mi chiedo come cazzo Astana. Ma... Ora è sempre forza Astana, non so neanche in che girone abbiano. Un girone di merda. Pure? Sì, il girone più stupido. Ragazzi, a quelli Nicosia 2.0, io non aspettavo altro. Il bello che c'è, che non c'è il batte, non c'è l'altro. No, ma dico, cioè, la strada la fa l'Apple Nicosia 2.0. Allora, l'Apple... Anche perché... Aspetta, l'Apple è così romena. L'Apple Nicosia è quello che arriva ai quarti ed è uscita solo col Real. Sì, l'Apple è una squadra romena, ma... No, è la di Cipro. Non so se piace il campionato georgiano con il di Cipro. Ma non sono kazaki. Perché è kazako. Cazzo c'hanno Mora, come punta centrale, cioè... Poi c'è veramente la divisa fatta. Non lo so, ma io ho scoperto che l'attaccante della Bolivia si chiama Bolivia, non sto scherzando. Cazzo, comunque la Juve si prende anche il Draxler. Ma non lo prende il Draxler, perché... che cazzo! Tanto giri è arrivato il Perese a Milano. Siamo nella merda, ma nella merda tanta. Come è costato troppo la Messi prendere il Bolivia? Siamo nella stranella. Guarda, siamo... intanto oggi che ho visto l'anticipo non hanno messo l'inno ad inizio come la prima giornata. Secondo me hanno già capito. Già capito che non è, perché non so da fare. Non so da fare. L'uomo più umile del pianeta, Giovanni Allegri. Anche per... L'uomo che sa l'umiltà come Biscardella italiano. Sì, un uomo che sbaglia a fare certi segni cose mai. Ma quello tanto quanto. Cazzo di cartellone così, cioè, ma quanto sei stupido. Stupido e stupido, oltre ad essere bipolare e discretamente... No, se senti parlare... Oltre ad essere bipolare e discretamente... Se lo senti parlare non riesce a comprendere se effettivamente lui sta ricordando. Ah. Se scherzi, se lo faccia apposta... Cioè, non capisci... Cosa sei andato al Marco? Sono 15 ragazzi, eh? Sono 15. Non so come cazzo l'ho segnato. Con quel gol da campo di calcio e tocca, insomma, di come cazzo l'ho segnato. Calcio... la mix soccer. Porca porcaccia la puntana. Ah, il gol 1. Manco Osu anche, attenzione. Sì, c'ha metà calcio in Bologna. C'è la difesa ex del Cagliari, lo fanno in comuro se ti... L'ex allenatore del Cagliari? Ce l'aveva. Il portiere recupera il pallone. Quest'anno ci siamo di vario con... Sai che sì, l'abbiamo salvato anche quest'anno, non quello. Finisce lunga la gara. E quest'anno aspettiamo Bologna-Roma, speriamo che gli altri resti lì. Perché il destro? Ma il destro non è andato male, è stato insieme, è stato con dei rossi. Cazzo vero. Quest'anno siamo sempre più primi. A più 7, Brescia che con la promozione è praticamente in tasca. Brescia che con Dragovic tornato. Letizia oggi riposa un po' anche perché abbiamo trascurato, dove cazzo? Abbiamo trascurato Hector. È tipo 3 mesi che non gioca. Sì. E come l'eroe di quando si dice. Sì, infatti. Occhio a calcio oggi, eh. Anche a sesto, che l'ha finita dove? Boh, la vede più sette. Il Brescia non può mai dato. Intanto l'altra volta guardo una cazzo, non ho capito perché mi è venuta a prendere quella degli appartamenti dei calciatori. E intanto 1-0, ci pensa il Brescia.
Cioè, Messi che ha una casetta sobria a forma di pallone, si è fatto fare. Cioè, raggiunge delle fette di zerritudine ogni tanto che ti domandi come cazzo è possibile. Non è dal giorno, è dal giorno del vestito a pua che ma io qui non lo ricordavo così tatuato. Cioè, tutto è notato, inizia a tatuarsi come un bikers, cioè a farsi le case a forma di pallone. Non sono di poi Ronaldinho in genere. Vabbè, forse la cosa non dico più tardi. Tempo poi vedendo è salta fuori che picchia anche la moglie. Sera, di Claudio. Sta deludendo di Claudio. Io sono deludendo. I padroni di casa si preparano cambi. E si viene. Vediamo cosa decide il tecnico per la sostituzione. Ma come. Ecco il tiro. Aspetta, il cazzo di cazzo di portiere. Djokovic. Non so che le sortite di Drago dice. Ti romagno voi anche. No, no, che cazzo è quella che abbiamo comprato? Fontanini. Palla che esce. Un campo. Rimessa laterale. Ecco lo Sabione. Sabione. Subito prende palla. La Sabione chiede palla. Occhio in mezzo, può cercare il cross. Sabione, poi. Attenzione, l'anticipo sul pallone. Occhio alla botta, tiro che finisce. Paolo praticamente ha portato le battute. Parte Sabione. Attenzione. Lo salta qui il filetto. Finisci la tecnica, manco per il cazzo. Guarda che non sembra finire così facilmente. Scaglia. Sì, due palle, cioè non vedono dopo allora che pareggi, no? Sembrava io volevo dire la settimana scorsa. Che se io mi incazzo, mi taglio i baffi e poi ti faccio crescere i baffi a te, poi a me e li faccio crescere anche a lui. Hai capito cosa ti dico? Mi sono comprato il Game Boy! Tetris! Scemo!